Ciao a tutti cugi e ben ritrovati dal vostro Android 91 su Inazuma Eleven. Oggi sì che ci sarà da divertirsi. Fammi passare, levati di mezzo. Sharp, ma che? Ho detto di levarti di mezzo. Stai calmino, Jude. Comandante! Che c'è, Sharp? Non dovresti essere agli allenamenti in questo momento? Per sconfiggere la Raimon è davvero necessario fare tutto questo? Non sono affari tuoi, tu pensa solo ad allenarti. Ma sono sicuro che non c'è bisogno di ricorrere a certi trucchetti, possiamo batterli con le nostre forze! Sharp, la vittoria deve essere schiacciante, altrimenti non ha senso. Vuole dire che la leggendaria Inazuma Eleven? Chiudi la bocca, non dire stupidaggini, la squadra dell'Inazuma Eleven non esiste più! Sto già pensando a un altro sistema, un modo per ottenere una vittoria davvero schiacciante. Perché l'unica cosa che conta è la vittoria. Cacchio, Jude sta incavolato nero. Capitolo 6. La rivincita. Perfetto, questo capitolo. Oh mio Dio, questo capitolo se sarà bello. Davvero bello sarà questo. Finalmente, tra poco affronteremo la Royal Academy. Se vinciamo questa partita potremmo accedere al torneo nazionale e allora avremo la possibilità di giocare contro un sacco di squadre nuove. Questa volta le cose andranno diversamente. Preparati, Sharp, saremo noi ad andare al torneo nazionale. Questo è poco ma sicuro. Ehi Marco, una bella novità, il direttore ha noleggiato un pullman tutto per noi. L'ha fatto come ringraziamento per essere arrivati alla finale dell'eliminatoria. Un pullman solo per noi? Non era mai successo. Davvero? Beh, io vado avanti, vi aspetto a parcheggio insieme al professor Wintersea. Ok, Bobby, anche tu. Se n'è già andato, quanta fretta. Oggi mi sembra un po' più strano del solito. Dici? Non mi sono accorto di niente. Perché Mark è troppo buono. Comunque ci pensi, un pullman tutto per noi, il direttore è davvero gentile. Andiamo al parcheggio. Ok. Purtroppo Mark è troppo buono, non è malizioso come gli altri compagni di squadra, dovrebbe esserlo. Lui è troppo entusiasta, troppo contento. E perché ho Willy in squadra? Cioè, in squadra. Tra i tre che mi accompagnano. Mettiamo Kevin. Stiamo là, è vero. Non devo andare alla baracca. Perché è una baracca quella, ragazzi. Non si può definire sede del club. Quella è una baracca. Mi faccio il trabocchetto? Non posso. Dannazione, non posso fare il trabocchetto. Eccoci qua. Marco finalmente sei arrivato. Guarda un po' qui. Il direttore mi ha detto di noleggiarlo per voi. Fantastico, un enorme pullman tutto per noi. Siete sorpresi, eh? Scommetto che non siete mai saliti su un pullman del genere. Molto bene, che ne dite di fare subito un giro di prova? Forza, tutti a bordo. Ma Bobby, che succede? Magari senza farli salire. Bastano le minacce. Ma di che vai cianciando, Bobby? Non essere ridicolo. Minacce. A proposito, professore, come mai i suoi abiti sono tutti sporchi? Ecco. Ragazzi. Ehi, non è che avete visto il mio quaderno per caso? L'avevo lasciato nella sedia, ma non c'è più. Il tuo quaderno? Intendi forse quello dove hai annotato tutte le tecniche e i punti deboli della squadra? E chi si sarebbe immaginato che esistesse una cosa del genere? Io non ne sapevo proprio nulla. Professore, come mai è così informato? Io non ne so proprio un bel niente. Se capitasse nelle mani della Royal Academy, sarebbe la fine. Mark, in questo caso è meglio che ci mettiamo a cercare anche noi. Hai ragione. Se lo cerchiamo tutti insieme, prima o poi salterà fuori. Andiamo a dare un'occhiata nella sede del club. Ah, Bobby, per caso prima volevi dirci qualcosa? No, vengo anch'io. Grazie, ti aspetto nella sede. Bobby, a me da parte che non ti vengono in mente strane idee. Che c'è, Bobby?
Niente, niente, sta benissimo. Su, su, andate nella sede anche voi. Purtroppo, parlare in quel modo con il professor Wintersy mi fa mangiare tutto quello che dice. Quindi mi tocca ripetere il dialogo, ma poi dopo lo taglio. Il problema è che alcune parole comunque sia non vengono bene. Purtroppo parla così, parla in modo flemmatico. Lo sapevo, non c'è da nessuna parte. Diamoci da fare, ragazzi, e rivoltiamo questo posto come un calzino. Che strano, non si trova proprio. Eppure abbiamo cercato ovunque. Com'è possibile? Nessuno oltre a me sapeva di quel quaderno. A proposito, dove è finito Bobby? Pensavo fosse venuto con noi. Oggi quello non mi convince per niente. Dici? Io non mi sono accorto di nulla, ancora. Ma, Bark, svegliati. Bobby sapeva del quaderno? Eh? Che intendi dire? Ora che ci penso, ultimamente Bobby non si è presentato agli allenamenti ed è molto strano. E poi è riuscito a scovare gli appunti segreti del trampolino di Nazo, ma così facilmente. Aspettate un attimo, Bobby non farebbe mai una cosa del genere. Io e lui siamo amici fin da quando eravamo in America. Quando aveva un problema, lui era sempre a mio fianco. È il tipo di una persona che aiuta chiunque si trova in difficoltà. Perché mi avrebbe dovuto rubare il quaderno, poi? Bobby. Quello... Mi dispiace. Questo è il quaderno che stavate cercando, vero? Perché ce l'hai in mano tu? Bobby, sei stato tu a rubarlo? Bobby, davvero sei stato tu a... Ma perché? Perché hai fatto una cosa del genere? Rispondi, Bobby! Ok, venite tutti al pullman, vi spiegherò ogni cosa. Va bene, andiamo. Sono curioso di sentire la tua storia. Non ho capito bene, perché ha fatto questo? Cioè, perché dobbiamo andare al pullman? Non poteva farci andare direttamente là? Nei giochi il teletrasporto è molto abusato, non capisco perché qui no. Oh, finalmente siete tornati. Che ne dite di lasciar perdere questa faccenda del quaderno e di fare invece questo giro di prova? Che vi prende? Su, su, forza! Salite tutti sul pullman. Statemi tutti a sentire, non mettete i piedi su questo pullman. Bobby, che stai dicendo? Il professore ha sabotato il pullman. Ecco, guardate, avete visto come sono venuti via facilmente questi bulloni? Ma cosa? È vero! Non voglio immaginare cosa sarebbe successo se fossimo saliti su quel pullman. Allora è per questo che il professore aveva il vestito tutto sporco. Bobby, hai mandato all'aria il piano, hai rovinato tutto. Quale piano? Durante il giro di prova il pullman sarebbe finito fuori strada. E voi non sareste più potuti scendere in campo per la partita. In questo modo la vittoria della Royal Academy sarebbe stata assicurata. Che cosa? Professore, volevo farci davvero salire su quel pullman. Ma perché? È spaventoso! Professor Wintersy, lei è un insegnante. Come può fare una cosa del genere? C'è una sola spiegazione. Lei è una spia della Royal Academy, non è vero? Mancava così poco e tutto sarebbe finito nel migliore dei modi. Ma vi farò pentire amaramente di non essere saliti su questo pullman. Bobby, non credere che per te sia finita qui. Ah, sta scappando, Mark, forza, dobbiamo catturarlo! Mark, io... Adesso non c'è tempo per le spiegazioni, Bobby, dobbiamo acciuffare il professore! Probabilmente cercherà di scappare dal cancello principale, ci penso io a inseguirlo. Andiamo anche noi al cancello principale, fermiamo il professore. Io ho una cosa che non ho mai capito. O meglio, non mi ricordo, a dire il vero. Non mi ricordo o non ho mai capito. Il professor Wintersy, cosa cavolo gli succede dopo questo evento? Perché comunque sia lui scompare e torna alla Raimon, non so quando, ma torna perché ai Nazum Eleven Go lui c'è. Non so di preciso che gli sia successo, a dire il vero. Quello! Questa volta ho fallito. Ma se pensate di poter battere la Royal Academy, vi sbagliate di grosso. Aspetti! Bobby, cosa fai? Tra poco è una partita importante. Se c'è il rischio da correre, è meglio che vada solo io. Bobby, che vuoi fare? Torna alla sede del club e dai un'occhiata al quaderno di Celia.
Vedrai che poi tutto ti sarà più chiaro. Adesso lasciate fare a me. Metterò fine una volta per tutta a questa storia. Mark ha ragione lui. Adesso non possiamo correre rischi. Torniamo alla sede del club e vediamo cosa dice il quaderno di Celia. Ah, Bobby, io ho fiducia in te. Torna da noi, ti aspetto! Ok, andiamo a vedere cosa ha da dirci questo quaderno, è tanto importante. Bobby ha detto, se vediamo il quaderno, tutto ci sarà più chiaro. Non ho idea di cosa volesse dire, però. Ci sono tanti punti del gioco che non mi ricordo. E, sinceramente, è bello. Perché non è come se lo giochi la prima volta, perché dopo quando arrivi fai... Ah, sì, è vero, andava in questa maniera, però... Un po' di stupore rimane comunque sia, è una cosa bella. Ah, Mark, nel mio quaderno ho trovato questa. È una lettera di Bobby. Probabilmente è questo ciò a cui si riferiva Bobby prima. Cosa c'è scritto? Aspetta, ora la leggo. Ragazzi, vi chiedo perdono. Da quando sono arrivato qui ho lavorato come spia insieme al professor Winterseer, passando informazioni su da voi alla Royal Academy. Ma quando ho capito fino a che punto voleva spingersi, ho aperto gli occhi. Quando giocavo con la Royal Academy non guardavo in faccia a nessuno pur di ottenere qualcosa. Ma voi mi avete insegnato un calcio completamente diverso, più bello, più divertente. Non voglio perdere tutto questo. Non voglio perdere i miei amici. Ho ripreso il quaderno dalla scrivania del professor Winterseer, ma probabilmente le informazioni sono già finite nelle mani della Royal Academy. So che non potrete mai perdonarmi. Spero solo che facciate attenzione quando giocherete la partita. Sicuramente la Royal Academy si inventerà qualcos'altro per mettervi bastoni tra le ruote. Il comandante Dark è un uomo senza scrupoli. La lettera finisce qui. Bobby. Quindi adesso la Royal Academy conosce tutte le nostre tecniche segrete. È vero. E secondo me Bobby è scappato insieme al professor Winterseer. Se mostra di stupido a lasciarlo andare via. Non dire queste cose. Sarà anche stato una spia, ma alla fine è stato lui a salvarci la pelle. Anche questo è vero. Allora dobbiamo avere fiducia in lui. Lasciandoci questo messaggio ha corso un grande rischio. Bobby voleva solo la nostra amicizia. Io vado a cercarlo. Sei davvero un ingenuo. La situazione è più complicata di quanto credi. Nelly, hai sentito tutto? Ora che il professor Winterseer se n'è andato siete rimasti senza allenatore, sapete cosa significa? Una squadra non può partecipare a Football Frontier se non dispone di un responsabile in panchina. Il che vuol dire che non potrete disputare la vostra finale. Che cosa? E allora che facciamo? Mark, seguimi in presidenza. Proverò a chiedere a mio padre se conosce qualche allenatore. Ma cerchiamo di fare in fretta, mio padre è un uomo molto impegnato. Ma prima dobbiamo cercare Bobby. Mark, in qualità di capitano della squadra non può agire impulsivamente. Se non parteciperete alla finale, il sacrificio di Bobby sarà stato del tutto inutile. Stiamo già cercando di rintracciarlo, tu pensa solo a fare il tuo dovere. Sì, hai ragione, grazie Nelly. Andiamo subito in presidenza. Non preoccuparti Bobby, appena troveremo un nuovo allenatore verremo a salvarti. Ok, andiamo in presidenza allora. Eccoci, direttore. Mark, Nelly mi ha detto tutto. Mi sento in colpa per il comportamento del professor Winterseer. Ma è successa la stessa identica cosa anche 40 anni fa. Quando i membri degli Inazuma Eleven sparirono nel nulla. Mark, questa volta dovrete sconfiggere la Royal Academy e porre fine al loro regno di terrore. Sì, signore. Per questo vi farò conoscere un allenatore eccezionale che vi sarà sicuramente di grande aiuto. Se volete incontrarvi con lui, dovrete recarvi al ristorante cinese in centro. Il ristorante cinese? Padre, che significa? Lì troverete il mio vecchio compagno di scuola, nonché ex capitano dell'Inazuma Eleven. Il capitano dell'Inazuma Eleven? Ma è fantastico, finalmente riusciremo a incontrare uno dei giocatori della squadra leggendaria! Sono sicuro che non potremo desiderare altro allenatore migliore. Andiamo al ristorante cinese, tieni duro Bobby, presto verrò ad aiutarti.
Mark, ormai se n'è già andato via. 40 anni fa, ho come un brutto presentimento. Anch'io devo aiutare Bobby. Padre, riusciremo davvero a... Non preoccuparti, con lui i ragazzi dovrebbero farcela. Non ci resta che aspettare, Nelly. Sì, adesso le cose si fanno interessanti. Ah, ok, è vero, quindi dobbiamo andare proprio tutta quanta qua su. Wow, non mi ricordavo per niente questa parte del gioco. Di dover arrivare fino a qua su, intendo. Oh, chiave arti marziali. Ma perché nascondono le chiavi in posti impensabili? Che ci vedrebbe mai a vedere qua? Ehi, da quando in qua si entra così senza permesso? Sto ancora sistemando. Ma voi? Ci scusi, stavamo cercando il capitano dell'Inazuma Eleven. Che cosa? Faccio parte del club di calcio della Raimon Junior High. Calcio? Ma siamo rimasti senza allenatore e ora non possiamo giocare contro la Royal Academy. Dobbiamo vincere quella partita a tutti i costi, per questo siamo qui. Questo non è posto per discorsi del genere. Eh? Questo è il ristorante, non mi importa niente di calcio. Capisco, ma... Toglietevi dai piedi. Ma... Quante volte devo ripetere? Va bene, ce ne andiamo. Che strano, eppure il direttore ci ha detto di venire qui. Proviamo ad aspettare qui davanti, magari verrà qualcuno magari verrà qualcun altro di Inazuma Eleven. Mark, ci incontriamo di nuovo. Lei è... Sapevo che saresti arrivato qui prima o poi. Eh? In che senso? Spero di incontrare qualcuno di Inazuma Eleven, no? Allora è così, in questo ristorante si trovano i giocatori degli Inazuma Eleven. Sì, vengono sempre qui. Davvero? Allora finché non si faranno vedere rimarrò qui davanti ad aspettare. Ah sì? Non ne ha ancora incontrato nessuno? Ma anche se aspetti non è detto che vengano. E poi credo proprio che tu ne abbia già incontrato qualcuno. Eh? Che cosa intende? Arthur Sweet, quello che è stato alle parti del fiume. Era noto come il muro di ferro della Raimon. Giocavo come difensore nella squadra degli Inazuma Eleven, non lo sapevi? Che cosa? Il signor Sweet giocava negli Inazuma Eleven? E lei come fa a saperlo? Io a quei tempi lavoravo come giornalista per una rivista di calcio. Sono il più grande fan della squadra e non ho mai smesso di sognare il loro ritorno. Davvero? Ora capisco, grazie, signor... Smith, mi chiamo Gregory Smith. Grazie mille, signor Smith. Chi avrebbe mai pensato che signor Sweet... Un attimo, ora che ci penso... Potremmo chiedere proprio al signor Sweet di diventare il nostro allenatore. Andiamo subito a parlare con lui. Mark, aspetta. Non ho ancora finito di... Grazie ancora, signor Smith. Ora devo correre a fiume, a presto! Incredibile, è già sparito. Quando si mette a pensare a calcio non esiste più nient'altro. È tale qua la sua nonna. Quanti anni hanno i giocatori dell'Inazuma Eleven? Ma 40 anni fa dovevano solo essere studenti. Avranno 51, 52, massimo 55 anni. A dirla grossa. Perché erano giocatori delle medie. Guarda chi si rivede. Ah, sei tu. Sei invecchiato male. Senti chi parla. Stai ancora seguendo quel caso? Già. Ancora dietro a fatti accaduti 40 anni fa. Già. Sei cocciuto come sempre. Beh, non mi arrendo facilmente. Non mi arrenderò fino alla morte per vendicarlo. Capisco. In bocca al lupo. La soluzione è più vicina di quanto tu creda. Sento che sto per acchiapparlo. Sono contento per te, ma non sono più affari miei. Sei più codardo di quanto pensassi. Sì, pensa pure quello che ti pare. Devo ammettere però che oggi mi è tornato in mente il passato.
È stato quel ragazzo? Forse è questa la molla che ti farà scattare dopo 40 anni in cui sei rimasto totalmente impassibile, anche per la memoria di David. Beh, QG, direi che con questo posso concludere questa parte. Nella prossima vedremo se il signor Sweet vorrà farci da allenatore e affronteremo la Royal Academy per la finale regionale del Football Frontier. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito questo video, che spero vi sia piaciuto. In descrizione trovate il link per Twitter, e se ancora non siete iscritti al canale iscrivetevi, e noi ci vediamo in un prossimo video. Bye bye!